Mostrava tutti in questo nuovo video che spero si veda, si senta, perché l'ho messo la cazzo di cane, perché ho fatto gli scatoloni. E ho sempre detto mi tengo il selfie stick nella borsa, l'ho messo negli scatoloni. Cioè, adesso oggi devo cercarlo. Ho detto non lo uso mai, mettiamolo via. E oggi mi serviva per fare il video. Quello che non mi ricordo minimamente se è nelle valigie o negli scatoloni o nello zaino. L'ho scioccato in tutta la borsa perché è piccolino, non è grosso, si allunga, eccetera. Poi ci farò un video se non l'ho fatto. Ma penso che non l'ho fatto e non lo trovo più. Molto probabilmente in valigia o nello zaino. Oppure non so dove sia finito. Vabbè, comunque, procediamo con il video. Allora, cosa che mi servirà, metto. Cosa ho acquistato con i saldi? Visto che ho tutta la roba sul letto, facciamo il video. Ovviamente non sarà tutta la roba perché molta è a lavare. Ho molta, non ce l'ho portata in mano, quindi al massimo farò due video. Prima di tutto questi. Guarda, ora sono più bella, così ci vedo anche meglio. Perché gli occhiali sono sempre gli stessi. L'unica cosa che vedrete è che c'è una sorta di controluce, ho cambiato le lenti. Adesso hanno questa lente che serve per praticamente quando sto a computer, televisore, tutto, serve praticamente sia perché sono diventata ipermetrope, sia perché vedo cose molto più nitide, è una cosa fantastica, e devo solo pulirli. Mi fa strano vedere ogni tanto una patina, vabbè. Comunque, la montatura me l'hanno mangiata, infatti ho tutta la proppina di roba. Tutte le fatture, le imprese, e hanno regalato un paio di lenti, un paio di occhiali in omaggio, ma la montatura mia è Ray-Ban, modestamente, però ce li ho. Se voglio mettere un paio di occhiali, penso che le lenti siano finte, non lo so, ve lo dico subito, aspettate. Sono tutte sporche, ma sì, penso di sì. Ecco, c'ho un paio di lenti gratis, un paio di una montatura gratis. Anche perché insomma, penso che siano normali, sì. Delle lenti. E la montatura era in omaggio, ma io l'ho fatta montare sulle mie perché sono appunto sono Ray-Ban, onestamente. E niente, l'ho pagato in totale forse 125 euro, cioè, perché purtroppo si paga la montatura, la montatura si paga il montaggio della sulla montatura, cioè, posso fare, sì. Quindi in omaggio avevo questa cacata. Oh, però devo farle perché comunque ho fatto le lenti nuove, le ho cambiate, anche se mi sono un po' perché una lente è diversa dall'altra, sì, ho la destra diversa dalla sinistra, quindi ogni tanto mi fa un po' strano mettere gli occhiali. Comunque, le lenti sono quelle protezioni UVB, UVVA, tutto protezione sto cacca, e quelle appunto blu che vedete, ogni tanto c'è sfarfalla di blu. Ci vedo molto meglio, più che altro perché io ho anche un problema di astigmatismo. Quando riguarda invece la miopia è leggera, è ancora leggera. Diciamo, non sto qua a spiegarvi i miei occhiali, comunque l'acquisto che ho fatto sono gli occhiali, che adesso andrò a levare. E tutto il resto. Così diventa orma. No, li uso solo per, comunque per leggere o guardare la TV, ma in questo caso a parte lo schermo. Allora, altra cosa che ho acquistato, ah, ovviamente gli occhiali li ho ordinati. Mi fa strano senza occhiali. Li ho ordinati il 5. Oggi è il 12, se non sbaglio, sì, il 12. E li terrò qua dentro, sperando che non si sono mai spaccati né nulla, si spera. Portiamoci sfiga. Poi, caldo preso, andiamo in ordine sparso. Questo è quello da Punto Bio, che è un negozio di cose biologiche. Sono 400.000 scontrini, questo infatti non è di questo, di che cos'è? Questa è un'altra cosa ancora. Allora, questo qua l'ho pagato 14,50 euro e veniva, se non sbaglio, su 24 euro perché c'era quella con i LED senza LED. Non so cosa cambia. Comunque, costava 23-24 euro. L'ho presa scontata, l'ho pagata 14,50 euro ed è bellissima. Te la faccio vedere. Se avessi la power bank, cioè, ce l'ho dietro, ma la faccio vedere. Allora. Secondo solo perché è un po' pesantuccia, sarebbe questa qua. Tutta questa roba qua poi dovrà andare via, quindi mi terrò tutte le scatole. Allora, guarda quanta cazzo pesa.
la copertura solo così ve la faccio vedere bene, tanto lo metterò poi in pluriball, tanto lo devo usare stasera, quindi ce la posso fare. Scusate perché pesa un casino, non ho... Oh, perfetto, sì, mi sto sporcando tutta. Eccola qua, è la mia lampada del sale dell'Himalaya. Ecco, l'ho più pulita. Vi faccio vedere come funziona. Prendo un secondo la Power, perché ha preso USB. Cancun, un secondo. Ok, eccomi qua il Cancone. Sì, come lo chiamo mio padre? Mio padre lo chiama il Cancone perché è un sasso. Allora, c'è anche la protezione per l'USB. Allora, devo cercare di sbrogliarla un attimino. Posso fare? Mi piaceva perché non ho una lampada, io, raga. Gigantesca non posso perché non so appoggiarla. Quindi questa è l'appoggio invece nel comodino che ho qua dietro, che per adesso è un mobile nero, perché sono sempre infatti di trasloco, quindi è un casino. L'ho preso infatti piccolino anche per quello, perché poi non so quanto spazio avrò, però era un'offerta. Poi quella grossa è troppo, cioè non c'era la media, c'era solo questa e quella gigante. Questa è carina, pesa 2,5 kg pesa pure, quindi non è molto leggera. Poi si può fermare. Allora, c'era anche quella bella grossa, però era tipo così, cioè quella non so dove metterla. Comunque la protezione USB, che si fa così, e anche questa la buttiamo qua dentro. Poi voglio vedere se funziona con la Power, spero di sì, perché in teoria il mio nesso, oh, funziona, raga, cambia anche colore. Questa aveva i LED, senza i LED, oddio santissimo, senza i LED, sto buggio vedendo spaccata per terra. No, perfetto. Senza i LED veniva a 13. Questo va bene, 14,50, perché quella senza LED era finita. Quelli con i saldi, poi giustamente. Ma è una tua carina anche con una, che cambia colore. Faccio la cromoterapia. Oltre che essere molto carina. Poi, fantastica, funziona anche con la Power. L'ha provata anche la ragazza col computer, se funzionava. Mi piace. C'è anche la palla in sfera del sale dell'Himalaya. Boh, possiamo spegnerla adesso. Spegniti! Ok, l'ho staccata. Ora la mettiamo un secondo qua. Poi dopo la metto a posto. Tanto la devo mettere nel comodino. Poi ho preso il suo sacchetto. E questa è pagata 14,50. Poi ho preso, se lo trovo, se lo faccio vedere, mi sono preso lo scontrino. Ah, qua. Ho perso gli orecchini, vedete qua, io ho 4 buchi, non mi chiedete come ho perso gli orecchini, qui mi sono andati a comprare, scontati, ho preso questi qua, da gioielli, e ho pagato i 12 euro, che poi me li andrò a mettere, non metterlo adesso, ma quando li disinfetto, questi li ho pagati 12, te li metto da qualche parte qua, perché qua ce li ho ancora, li volevo più o meno tutti uguali. Poi, questo che cos'è? Questo è gli orecchini. Ho un altro scontino. Ah sì, questo è lo scontino fiscale. Ok, Sara, buongiorno Sara. Allora, sì, perché non lo sapessi, mi chiamo Sara. Allora, altra cosa. Andiamo in ordine, questo è niente. Bershka. Lasciamo perdere, c'è una storia lunghissima di Bershka, ma ve la risparmio. 2 ore di coda alle casse. Ero già andata, portandomi le roba, sono andata via perché non mi facevano entrare nei camerini Bershka del centro commerciale della Gru, perché dovevano sanificarli. Quindi sono andata circa una settimana dopo, ho tolto di un cazzo. Infatti va bene lo stesso, lasciamo fare. E mi sono comprata questa qua, che è una camicia, che ovviamente non indosserò perché non ci voglia. Vi farò poi una foto, se mi seguite su Instagram, è fatta così. Molto, rimane abbastanza lunga, no, non lunghissima, scusa se mi urlano, ma purtroppo non posso ucciderli. Questa, esatto, pure. Parte cane cavallo. Allora, questa qua è una ml che costa 20 euro, praticamente l'ho pagata 10 euro, perché 19,99 l'ho pagata 10 euro, ed è bellissima, e ve la indosso, okay? Così. So che posso indossarla perché il telefonino ce l'ho piazzato così,
Piuttosto poi, se mi seguite su Instagram, metto il link sotto in descrizione, vi farò vedere come mi sta. Adesso, alcune cose appunto, come dicevo prima, sono a lavare, ve le farò magari vedere in un secondo video. Su questa, appunto. E poi ho preso questa, che è gratis. Se volete sapere dove acquistarla, non acquistarla, ma è in omaggio, trovate su alcuni link di Instagram, io l'ho presa. Perché mi appare sempre, ogni anno, ce l'ho buttato qua dell'anno scorso, se c'ho questa verde. L'anno scorso, se non sbaglio, era rossa. Questa è gratis, direttamente. La mia cendina. Anche se ce ne sono di tanto belle, ma costano anche tanto care. Poi, per la gioia di tutti, The Zenith. The Zenith è già la terza volta che vado. Sì, sono tanti anni di tre coppie, infatti mi hanno imbustato questo. Che poi io butterò. Oh, perfetto. Ah, The Zenith sospeso 28,06 euro. E ho preso, devo tenere lo scontrino perché devo provare i leggings. Allora, ho preso due paio di leggings che sono abbastanza leggeri perché io non li porto pesanti, li odio a morte. Sono più o meno leggeri, dovrebbero essere in cotone, spero, mi auguro. Non me lo vuole rivelare. No. Vabbè, comunque dovrebbero essere, ho preso sia un XL che una L perché non so quale mi va, quindi ho preso questa che è un XL, ho preso anche la L perché a volte sono larghe, a volte sono strette, ho detto boh, le provo tutte e due, poi quella che non mi va la cambierò ovviamente. E queste sono le due paio di leggings che poi dopo andrò a provare. Poi ho preso nuovamente la maniera dei calzini. Ah, i leggings vengono 9 euro, 9,99 l'uno. Io ho preso questi calzini. Raga, io c'ho altri calzini, guardate, mi sono piena di calzini. Però io li adoro. Questi calzini qua, strani, che li ho pagati 1,99, ma non sono scontati, cioè meno di 1,99, che cazzo volete pagarli? E quindi ho preso tutto belli. Sono gli calzini sobri che ho preso, perché sono ancora più belli. Calzini. E poi ho preso due paia di collant. Sì, io non metto mai con l'altro, devo averceli perché se mi voglio mettere in un vestito o qualcosa, ho detto prendiamoli. Ed erano in offerta, ovviamente della mia taglia non c'era quasi un cazzo, cioè non c'è rimasto quasi nulla di taglia M o XL, purtroppo siamo tante persone grasse, cioè dire grasse no, siamo tante persone formose, oppure sono tutti anoressici, tutti magri, ovviamente io scherzo. C'erano solo S, la maggior parte delle taglie, o M. Però questo qua l'ho trovato, io ho preso un XL, non so, sperando che mi vadano, non ne sono sicura, magari saranno larghe, saranno strette, non lo so, solo le darò a mia sorella, che secondo me li saranno larghe, ma va bene. Sono 40 denari, beh, spero che siano coprenti, le ho preso e ho detto magari io mi metto un vestito per mettermi sempre i leggings. Ovviamente ci metto i calzini, sono l'unica donna al mondo che mette i calzini con i leggings, cioè con le collante, poi non so voi se lo fate, io lo faccio. E boh, poi vediamo come saranno provati. Non ho preso quelli con troppi gingilli, cosa, uno perché non ce l'ho le taglie, due perché non sono, cioè, ne ho già alcune paia che poi non uso quasi mai e volevo un paio semplici. Sono due paia a 5,99, sì, 5,99, questi già gioielli, questo è quanto, non lo so. Ah, sì, lo pagate 5,99 due paia. Che sono appunto un XL, speriamo che mi vadano. Se no, io spero che non siano troppo larghe, perché sono talmente ad alta vita che sembra che devo mettermele in testa. Quindi per quello. Boh, lo scopriremo. E boh, questo è quello che ho preso. Il Zenith che lo rificco nella busta. Poi ultimo pezzo forte, raga. Finalmente sono arrivate le scarpe. Queste sono solo alcune cose che ho preso. Allora, punto forte che ho preso, lo scontrino mi raccomando non perdiamo, lo so, ecco qua, questi li lascio qua. Allora, queste qua le ho prese, cioè le ho ordinate, allora cosa facendo, le scarpe invece le ho ordinate, il 5-1, sono arrivate e le ho pagate 74,99, venivano invece, se non sbaglio, 109 euro, sono delle Vans, le ho ordinate da Avlab, se comunque si trova, praticamente è un'azienda che si trova alle gru, un negozio.
Comunque, finalmente sono arrivate. Già oggi ero preoccupata, e ieri ho chiamato il negozio perché non riuscivo a tracciare il pacco. E però sono arrivate. Adesso faccio vedere quanto sono belle, raga. Allora, io porto come mia sorella, che ho trovato le Vans scontate una volta, adesso ho solo le Vans. Ne ho già tre paia. Questo sono il quarto. Le lo indosso. Vi faccio vedere come le ho prese. Così le controllo anche con voi, perché ho portato solo il pacco che è per terra. A parte che la velina non è la solita velina di merda, ma è quella di plastica, che la conserverò con molto amore perché dovranno tornare poi nella scatola. Ma sono belle, raga, sono la collezione coreana, penso, non so come si chiamano, ma sono bellissime. Guardate quanto sono belle. Io le ho amate anche a prezzo pieno, però ho detto, mi vado a fare, aspetta che magari in saldo si mettono. Sono belle. Pulite, uno dice, perché ti sniffi le scarpe? Queste sono belle. Hanno pure i fiori dentro? Guardate, hanno i fiori dentro. Non so se si vede, ma hanno i fiori dentro. Sono stupende. Guardate la bellezza. La bellezza sublime. Cioè, hanno leopardato il rosso che piace a me. E i fiorellini di pesco, il blu, tutto quello che piace a me è in un'unica scarpa. E pure dentro è bella. La suola. Non dovrei provarmele, poi sono così belle pulite, non come quelle che ho addosso. Vabbè, sono anche molto usate. Quelle che ho addosso sono identiche qua. E hanno dei bordini, solo sono arancioni. Ho solo i lacci diversi. Però qua ci lascerò questi qua bianchi, vengono diventando una merda, poi li cambierò. L'altra scarpa è identica, grazie a Dio, identica. Controlliamo solo la taglia, se è giusta. 40, sì. Oh, che bella, le vorrei provare tanto. Poi le provo. Come siete belle, le mie scarpe. Magari stasera vi metto. Le ho voluto così tanto queste scarpe. Mettiamole a posto. Nella mia scarpa, ma il mio problema è che io non so mettere a posto le scarpe, raga. Non potrò mai lavorare in un negozio di scarpe, perché però. Allora, ci vuole ingegno, ma ce la faremo. Allora, così. Ci vuole ingegno, cosa che io non ho. Allora, mettiamo la velina sopra, così non si rovinano. Sono quelle bianche, bianche. No, se questa è così, non posso prendere questa data fatta. Allora, l'unica cosa è che cambierò i lacci, perché non so se ve le posso far vedere quelle che ho addosso, perché sono così. Queste qua sono, infatti, vedete, sono molto simili, sono tutte alte le mie scarpe Vans. Le altre che ho sono blu, ma sono un po' più invernali, infatti hanno la copertura sopra, non le ho perché sono nei vari scatoloni che sono finiti in cantina. Comunque le scarpe sono arrivate, che belle, ve le lascio nella scatola proprio perché poi dovrò portarle via con me. Però niente, questo costo qua sia tutto. Sì, perché addosso non c'è niente. E niente. Poi la cosa dovrei far vedere più avanti, perché in un altro video, insomma, questo già è durato tantissimo, questo video troppo lunghi, cavolo. Ho preso altre cose da te, Zenis. E poi non mi ricordo cosa ho preso. Comunque ho preso altre cose. Ah, Pull & Bear, che ce l'ho lì appeso, tra l'altro. Però non posso tirare fuori tutto, quindi questo video è già durato troppo. Quindi niente, ditemi cosa vi è piaciuto. E ci vediamo nella parte poi 2 di questo video, che non so quando la farò, non so se la farò. Boh. Comunque, se qualcuno interessa, ci sono le candele della Yankee Candle scontate da Casanova Home lì per Como di Benasco. Mi sono già piena di candele perché me l'hanno regalato un botto, quindi non le compro. Le sono comprate anche io, quindi sì, ho preso anche le candele, poi ve le farò vedere. Che di una marca strana, che però sono fantastiche perché scoppiettano. Poi vi farò vedere, vi farò un video a parte. Vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.